indicazioni stare a casa, tu automaticamente, no, frequenti 3, 4, 5, 6 persone a seconda di quanto è grande il nucleo familiare. Se, ripeto, sei ligio alle indicazioni che ci sono state ormai date da diversi giorni, fa sì che se tu all'interno di quella settimana, 10 giorni, 20 giorni, perché ci saranno anche altre settimane in cui saremo chiuse, puoi anche avere un contatto un pochino più umano, no? Diciamocelo, perché... Con i bambini sì, sì, sono gli unici, perché poi con gli altri quello, invece no, assolutamente. Cercavo di cogliere questo aspetto, sarei d'accordo, assolutamente, no, Pietro? Sì, allora, Pietro, ci sei? Sì, 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 è d'accordo. Sì, ma lui è già proiettato sul tema politico per il quale l'abbiamo chiamato, che comunque in una situazione che rimane veramente molto problematica, in cui non si vede l'inversione della tendenza, appunto, di questo sviluppo, di questa curva che prosegue, insomma, continuano ad aumentare gli ammalati a un ritmo intorno al 10-11% al giorno. Questo è il tasso di sviluppo, che è meglio del 33, ma non può andar bene. Diciamo, in tutto questo risorge una forte rivalità tra maggioranza e opposizione, no? Si dice siamo in guerra, di solito in guerra comunque queste differenze vengono appiattite, e questo sta preoccupando anche il Presidente della Repubblica, che cerca di intervenire. Però Pietro? Sì, vabbè, la classe politica italiana è dopotutto lo specchio del paese, quindi in questo momento, cioè, se è vero che la classe politica italiana è lo specchio del paese, in questo momento, diciamo, stanno dando il peggio di sé, ecco, il peggio di quello che noi come paese possiamo dare, perché insomma io vi assicuro che poi, appunto, facendo questo lavoro c'è anche una litigiosità interna alla maggioranza che poi rimane carsica e su cui neanche noi calchiamo troppo la mano, ma diciamo le manovre e manovrine di palazzo ci sono sempre in una situazione, appunto, molto preoccupante. È una grande politica degli annunci con il Presidente del Consiglio che appunto sta in una sorta di modello comunicativo dal Grande Fratello, e con Salvini che prova a rilanciarsi facendo 2000 dirette al giorno, per dire neanche si capisce bene cosa. Poi lo sentiremo pure qua, figurati, insomma, ecco, tra poco, quindi al 19:10. Ecco, perfetto. Però ecco, un conto è un contraddittorio giornalistico, un conto è, io vi assicuro che insomma, un po' tutti noi siamo nelle chat dei suoi comunicatori, che quando non accetta un contraddittorio giornalistico si palesa su Facebook per dire da qualunque. Ma non è un attacco a Salvini, attenzione, cioè un po' tutta la classe politica che in questo momento non sembra all'altezza del compito che ci diamo, anche perché si percepisce come un'ansia da oscuramento, perché ovviamente la cronaca in questo momento occupa tutte le prime pagine, tutte le attenzioni anche dei cittadini, e quindi c'è un deficit di attenzione che si prova a colmare in qualche modo. Bene ha fatto il Presidente della Repubblica a bacchettare su questo, insomma non è il momento veramente. Luigia? Non è il momento, però visto che tu il palazzo lo frequenti da dentro e ponevi l'accento sulla litigiosità che continua a esserci anche all'interno della maggioranza di fronte evidentemente a decisioni importanti da prendere. Quando i dati dicono che in Italia ci sono più vittime che in Cina, 3.405, che guariti sì, per carità, sono 4.440, è un ottimo dato. I positivi sono, per quelli che conosciamo, 33.000, con un governatore della regione Lombardia che oggi, con diciamo, i medici cinesi che dicevano ancora troppa gente in strada. Allora, perché si continua a chiedere di prendere delle misure drastiche e non si prendono? Che idee ti sei fatto? Che paura c'è della politica? Beh, c'è la paura che i tanti manifesti, hashtag, rincorse social, andrà tutto bene, e poi in realtà non andrà tutto bene per niente, perché un paese che supera un'emergenza a prezzo di, dico per dire, 2, 3, 4 mesi di chiusura totale, vuol dire che quando rinizieremo ad uscire ci ritroveremo un paese in macerie. Parliamo di
migliaia di aziende chiuse, milioni di posti di lavoro persi, cioè parliamo di un impatto del genere. Dopodiché questa benedetta curva dei contagi, io leggevo la relazione tecnica del decreto che hanno fatto, hanno chiamato Cura Italia, che prevedeva il picco per ieri. Oggi siamo di più. A un raddoppio del numero dei contagiati. No, raddoppio no, non siamo a raddoppio, è un aumento dell'11%. Lombardia, forse il dato lombardo, il dato milanese soprattutto. Sì, un raddoppio del numero dei contagi rispetto ai contagi di ieri, ecco, questo probabilmente evidenzia, non sono uno scienziato e mi limito a ripetere quello che mi dicono, evidenzia un numero di casi non censiti molto più alto di quelli che in realtà noi conosciamo. Perché? Perché noi facciamo il tampone solo ai sintomatici. Lo fanno tutti ormai al mondo, lo fanno tutti al mondo. Ormai lo fanno tutti, ma in Cina, per esempio, non è stato fatto così. Insomma, è stata adottata una politica di tamponi al tappeto che, mi rendo conto, che non si possa fare per mancanza di tamponi anche di macchinari che li analizzano. Però insomma, se il tasso di mortalità è quello che ci dicono, 1-2%, poniamo anche che sia il 3, basta fare i conti sul numero totale dei morti, ecco che abbiamo un numero di contagiati intorno alle superiore alle 100.000 unità, di cui probabilmente, per fortuna, molti sono asintomatici e sono silenti, però sono contagiosi, non so come dire. Dopodiché io vedo le immagini delle metro di Milano piene, capisco anche... Ma là, scusami, perché qua si va verso una restrizione proprio in quel senso là. Allora, già è stata ridotta la durata dell'apertura dei supermercati fino alle 19, e questo ha prodotto come effetto l'aumento delle code, l'aumento delle file. Quindi la gente... sta più in fila fuori perché deve aspettare più tempo, perché è più concentrata l'apertura dei supermercati. Lo stesso discorso vale per le metropolitane e per i mezzi pubblici in generale. Tagliare i mezzi pubblici significa aumentare la concentrazione di quelli che comunque al lavoro ci vanno. Allora c'è una reazione che in realtà, guarda, è una cosa incredibile. Ha un effetto boomerang, in qualche modo ricorda, pensate, è una cosa assurda, come certe volte i sistemi sociali si comportano come i sistemi biologici, i sistemi organici. Uno dei problemi di questa polmonite è che dà una reazione infiammatoria fortissima, perché è il corpo che cerca di combattere contro questo virus, e in realtà proprio quella reazione infiammatoria favorisce poi il lavoro del virus. Ecco, mi pare che stiamo andando verso delle reazioni automatiche. Ci sono ancora i casi, allora riduciamo. Non siamo la Cina. Nella Cina gli portavano da mangiare con l'esercito a casa. Siamo pronti per fare una roba del genere? Ecco, questo voglio dire. Cioè, se tu decidi di lasciare determinate cose aperte, determinati uffici, parlo di amministrazione pubblica, parlo di negozi di vario genere, non quelli che fanno vendita di alimentari al dettaglio, ma tanti negozi sono rimasti aperti. Io cito sempre il caso a Milano, noi pensiamo quanta gente dall'Interland viene a lavorare in città. Ora, per quanto poca possa essere, un conto è se passa una metro ogni 3-4 minuti, un conto è se passa una metro ogni 10-12. È ovvio che tu crei una densità di utenza molto più alta. E qui il punto è che il governo per diversi giorni è andato per tentativi, no? Vi ricordate, dal 2 marzo all'11 marzo sono stati fatti 4 DPCM che via via hanno ristretto le libertà individuali, sì. Ecco. E adesso arriverà un altro, ma l'effetto è paradossalmente contrario, cioè o si fa come la Cina, ma si deve fare in tutto come la Cina, cioè bisogna fare, a parte che c'hanno un esercito diciamo così smisuratamente più grande del nostro. Però vedi, qual è il discorso? E portiamo da mangiare gratis alla gente in casa, vediamo un po'. Però Stefano, noi diciamo giustamente Cina, in realtà è Wuhan.
Cioè, allora lì è Hubei, che sono 60 milioni di abitanti, no, quindi come l'Italia. Il problema qui è che il colpo più pesante in termini di vite si sta verificando in quello che è anche il polmone economico, no, dell'Italia. Penso che sia questa la questione che probabilmente, aiutami tu Pietro, il governo si trova ad avere davanti, perché allora c'è in questo momento una situazione diversa del contagio nel nostro paese, sperando ovviamente che le cose non cambino nel centro-sud, o se cambino, ovviamente se cambieranno, cambieranno in positivo. Allora si può forse in questa fase pensare ad una ristrettezza definitiva in quei luoghi profondamente colpiti. Si può fare questo, Pietro? Cioè, ci sta pensando il governo? Si può fare, a meno che non sia troppo tardi farlo, non so come dire. Ripeto, con la supposizione, che è una supposizione, ripeto quello che mi dicono, non sono uno scienziato né un medico, il numero di contagiati sia molto superiore. Sì, questo lo dicono tutti. Probabilmente si tratterebbe di chiudere la stalla dopo che i buoi sono usciti. Detto questo, io immagino che non si lascerà intentata nessuna strada, e dico anche fortunatamente. Forse, ecco, tenere aperte, per dire, le profumerie, no? O negozi di questo tipo. E chiedo scusa a tutti gli esercenti che sono in ascolto, perché non è una cosa contro di loro, ma in una fase in cui si invita tutti a stare a casa e ti possono controllare anche se vai a piedi in giro, non è stato molto sensato, ecco, perché dei tanti pendolari che prendono la metro di Milano, sicuramente una quota percentuale, 10-25%, è di furbetti che vanno al negozio 4 fermate più là. Allora, salutiamo, proprio 10 secondi, secondo te la percentuale che arrivi un nuovo decreto quanto è alta, e quando dovrebbe arrivare? Un nuovo DPCM, la percentuale è il 100%, e arriverà a giorni, insomma, la scadenza è il 25 marzo, quella del lockdown totale, che verrà prorogata, e quindi diciamo da qui ai prossimi 3-4 giorni ci sarà questa proroga. Grazie Pietro. Pietro Salvatori, affetto posto.